Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andralink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Continuano le stravaganti avventure della banda Blasters da 4 soldi che pian piano sta iniziando a diventare sempre più conosciuta, sempre più richiesta e quindi iniziano ad essere non più da 4 soldi ma da 2. Perché meno soldi è, più vale, più ha valore. Ho buone notizie per voi oggi, truppa! In segno di riconoscenza per aver sconfitto quel cattivone di Koros, ecco un bonus dalla base dell'associazione Blasters. Se abbiamo sconfitto Koros riceviamo un bonus. Un bonus ovviamente sta a indicare una cosa buona, perché bonus dal greco, dal latino o dal greco, qualche parte deriva, e quindi buono. Però se sconfiggiamo Koros ci danno un buono. Se sconfiggiamo Nerorko che ci danno? Un premio a vita, barrette di cioccolato a vita, ci fanno una fabbrica di cioccolato. Oh, che fortuna. Di che bonus si tratta, miau? Complimenti. Di questo slot Kai, ah. Ci può stare. Questa slot Kaioni tutta per voi. Ah, che rango 2. Quindi mi stai dicendo che con rango 3 potremmo sbloccare quella shish lì. Ah. Mi ha una slot Kaioni? Non la conoscete, è un marchingegno straordinario. È l'unico posto dove è possibile trovare alcuni yokai. Oh, beh, ovviamente dobbiamo provarla, non siete d'accordo? Questa va a Sfereoni. Io pensavo veramente che la slot Kai andasse, la prima slot Kai che abbiamo trovato, andasse con le Sfereoni. Invece c'è un'altra slot Kai che è questa, quella che va con le sfere, è particolare. E questo non è l'unico bonus che abbiamo ricevuto dall'associazione Blasters. Come? C'è dell'altro? Ma allora... Ora potete ristrutturare la base Blasters! È incredibile! Vale a dire, potrete dare un nuovo aspetto a questo posto. Beh, grazie. È incredibile! Abbiamo invitato un restauratore qui all'edificio. Che cos'è un restauratore? Va bene. È un esperto di ristrutturazioni. Per di qua, prego! Ah! Cosa c'è per Dimentigrand? Chi va là? Dov'è Dimentigrand? Cioè, non sai neanche dove sei. Dove ti trovi? Eccolo, yokai esperto di ristrutturazioni! Dimentigrand! Sarà lui a occuparsi della ristrutturazione della base Blasters. Uno yokai che si dimentica facilmente le cose è un ristrutturatore. Se volete fare dei lavori parlate con lui. Che cosa? Proviamoci subito? Non lo so. Capitolo 7. Una vacanza al mare rivelatrice. Rivela. E oltre alla ristrutturazione c'è ancora un altro bonus. 3 bonus per Koros, 6 per Bluetooth e 9 per Nerorko, no? Un pattugliamento a San Fantastico. Non è una ricompensa bella, un pattugliamento. Dove sarebbe il bonus mia? State perdendo tempo! Lascia che te lo spieghi e capirai. San Fantastico è una tranquilla cittadina portuale con una bellissima vista sul mare. Là non succede mai niente di eclatante, quindi vi potrete rilassare. È il luogo ideale per divertirsi. In altre parole, non è proprio una missione di pattugliamento, ma piuttosto... Ma questo... Una vacanza a San Fantastico non è così? Eh? Che cos'è una vacanza? Sì. Una vacanza è quando puoi rilassarti e fare quel che vuoi. Praticamente quello che fanno gli yokai dalla mattina alla sera. Attenzione. Ovviamente se non succede nulla durante il pattugliamento. Ultimamente abbiamo avuto delle missioni piuttosto intense. A volte bisogna prendersi una pausa. Stavolta la missione è rilassarsi e vi ci dovete buttare a capofitto. Mica male, miau. Whisper non vede l'ora di vedere Nevina in costume da bagno, ma... Abbiamo... La sfera Oni attivata, se vi ricordate, no, dallo scorso episodio. Non posso sprecarla così, vado a combattere... Faccio una missione veloce per grande mostro, per così almeno... Ok, così almeno batto Koros. Stava andato, va! Vabbè però, cioè, pure tu Koros. Fatti valere un pochino, no? Manco per manco...
Manco se gli spari. Ma abbiamo un corno, dico, rosso. Boh, buono. Proviamo questa slot Tony. Oh. Ce ne vogliono 10.000 per caricarla al massimo. Ah. Andiamo con 4.500, puni puni. Dai, una cosa veloce, per favore. Le slot di oggi 5 su 6, quindi ce ne sono ancora 5. Ma quindi si vanno a sommare a quelle normali? Ah, pure rossa. Pugno dorato. No. Allora, ho altre 5 slottate. Vediamo un po' questa moneta speciale. Avrei anche questa qui di Macionian ancora. Però vediamo queste monete speciali. Cosa ci può uscire? Ah, allora questa è un po' scrausa. Binaso. Non è rasa, è rossa. Castellius terzo, che è il terzo premio. Guarda casi, i casi della vita, guarda. Castellius terzo. Con quale voce, però? Sei un bambino, avrai 500.000 anni. Un'altra blu. Dopo questa ce n'è solo una. Un'altra trap. Vai, gem magia. Il soprannome che si può scegliere è anche Mario, casualmente. Perché Mario? Guarda un po' chi salta fuori dalla capsula. Harry Berry! Finalmente posso uscire, devo tornare ad Arielandia. Harry Berry! Ehi! Yogi! Dimentica grande ristruttura la base Blasters. Parla in terza persona non perché è un bambino, ma perché è un rinco bronco. Con i lavori di ristrutturazione si cambia l'aspetto esteriore, quello interiore e anche l'umore. Cos'è questi discorsi ora? Ok, parla con di me. T'ho appena parlato, rinnova. Ah, devo anche comprarla. Base logora. Ma devo anche comprarla. Ecco qua. Per favore. Ciao, ciao. Saprei anche come farmare, ma andiamo a fare le missioni ora che sono più importanti. Iniziamo subitissimo la missione di pattugliamento a San Fantastico. Capitolo 7, siamo già a questi livelli, a capitolo 7. Ci sono 10 capitoli più uno speciale, l'undicesimo, che comunque sia è giocabile. Spero di finire il gioco per quando esce il nuovo aggiornamento. Coniglio lunare. E giocheremo anche quello, ovviamente. Tutto. Ci vediamo questa vacanza. Bene, aspetta, però qui vedo qualche blocco sospetto. Qualcosa non quadra qui, ragazzi, eh. Ehi, ma cos'è questa... questo blocco qui? Andiamo verso la stazione. Sì. Ah, ma Rivela c'è con noi. Ma perché io le cose sono sempre l'ultimo a saperlo? Chi è? Rivela ci sta a prendere le peggio mazzate, ma chi se ne importa. Arrivo, sì. Visto, ce l'ha fatta anche da sola, più o meno. Toh, vai. Guarda che mazzate che ci prendono. Andiamo alla stazione, Rivela. Ah, però fanno male questi, Fregate. Fanno i grandi danni. Ma non è giusto. Va a finire che questa Rivela diventa Charla Terrore. Poi all'improvviso gli prende il matto e diventa Charla Terrore. Dimmi. Lo apprezzo, io un po' di meno. Se hai bisogno conta su di noi. Ho fame. Dov'è? Eccone un altro. Va bene. Signor vecchio, che succede? Ho davvero una gran voglia di tonno scelto. Wow. Ehi, piala. È pure egoismo. Lascia fare a me. Sembri disperato, lascia fare a noi. Come? Stai scherzando? È davvero accettato di aiutarlo? Ah, certo, stanno pure messi in giro. Ma se lo sai dove sono, perché devi rompere le scatole a noi? Io posso capire che un bravo Blasters deve sempre aiutare le persone. Però... questo genere di missioni, no? Raccogli 5 pezzi di tonno. Insomma,
Ad ogni modo, abbiamo dato il pesce a nonno fame. Si è verificato un incidente al luogo indicato sulla mappa. Andateci subito. Oh cavolo, ci sono degli yokai che stanno facendo un po' di guai. Dicevo, la base, no? Dopo la ristrutturo per conto mio. Non è che vi faccio vedere, prendo ogni singola sfera e poi la vado a fare. Insomma, a un certo punto mi metto lì, le prendo tutte quante, quelle che servono, e poi dopo vi faccio vedere come cambia. Abbiamo fatto bene. Non so perché Babbo Saetta, com'è, e Mamma Aura stavano facendo danni, però a quanto pare è successo. Ad ogni modo abbiamo finito anche questa missione. Ne facciamo un'altra veloce veloce e poi possiamo anche concludere qui questo video. Wow! San fantastico, è sempre un gran bel posto. Il mare è proprio rilassante. Nevina, perché non vieni con noi a San Fantastico la prossima volta? Lavoro solo. No, grazie. Dopotutto, lavoro solo part-time. Capisco. Peccato. No, no. E poi non mi voglio scottare. È l'unico motivo mio. Se la crema solare a preoccuparti, te la spalmo io. No, Whisper, sei disgustoso. Ehi, stavo scherzando. Beh, torniamo al lavoro, abbiamo delle faccende da sbrigare. Giusto, dovremmo sbrigarci a finire, così possiamo goderci le vacanze. Beh, ragazzi, se potete andare a San Fantastico quando volete, ora... Oh, oh, salve! Ah, un ricordo! Vi ho aggiornato la lettera allegata a tutti voi della squadra Blasters. Grazie per aver sconfitto Koros e Mastic. È un traguardo fantastico. Come ricompensa vi consegniamo questo ricordo. L'associazione Blasters. È tutto. Sembra che i vostri sforzi stiano dando bei frutti. Ecco il vostro ricordo, tenete! Trofeo principiante. Man mano che Blasters acquistano fama riceveranno dei ricordi. Quando i ricordi Dancer li sistemerà, noi li sistemmo e Dancer li sistemerà. Nevina! Voglio di lavorare! Ma ti capisco. Oh mio Dio! Cioè, oh mio Dio, oh mio schifo! Attenzione però, sento una chiamata strana provenire! Il mio intuito di ragno pizzica! Brutte notizie, Momotaro e Lioni sono a San Fantastico! Correte a San Fantastico presto, vi spiegherò dopo! Ragazzi, Momotaro Hunter, questa è una missione importante! Con questa missione bisogna anche poi prendere Chimpanian, Scimmianian, non so come si chiama. Scimpanian in inglese mi sembra, e Scimmianian... Scimmianian italiano? Non lo so. Non ho ben controllato. Fedimonio! Velenotto e l'Oni Rosso! Appare l'Oni Rosso della leggenda. Unisciti al Blaster d'Elite Velenotto. Cavolo. No, ragazzi, questa è bella, la voglio fare. Facciamola subito. Vai, però stiamo con Velenotto solamente, mi sa. Spedizione! Ok, ok. Joe! Miau! Ah, siamo con Velenotto! Ah! Quindi siete voi quelli che sono venuti a darmi una mano? Dove stiamo andando, di preciso? Mi spiace, ma le cose possono diventare pericolose. L'obiettivo è Ferimonio, uno dei leader. Dovremmo batterlo da soli. Tutto qui, quello che era da dire? Bene. Quanti danni gli facciamo? Pochi. Però... Ah! Wow! Però ci sa fare, eh! Non dovrebbe mancare molto ormai. Felimonio è quasi KO. Vai! Aia, è forte! Chi c'entra Polizocchio lì a rompere le scatole? Wow! Aia! Preso, vai! Vamo scappa!
Dai, corri. Non lo colpisco perché sennò mo quando si ferma prende fiato. Se si ferma. Anche se non sembra. Sai questa visuale. Felimonio quindi non si ferma, non si stanca mai. Ah, va bene. Niente, non lascia nulla, ok. Ah, eccola. Vabbè, anche le lascio, non le raccolgo. Sì, va bene, dove andiamo? A fare una bella scampagnata? Ah, ora non è più scampo, Felimonio! Ah, Star Procinum! È fuggito dal corso del commercio, ma perché non si arrende? Nonico. Eccolo. Kenshiro? Ok. Aia, fa male. Aia. 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 Basta. Hai rotto le scatole. Energy Max. Ora. Non siamo abbastanza forti. Non siamo abbastanza forti. Ragazzi, è fortissimo. Dovrei allenarmi un altro po' per riuscire a batterlo, mi sa, eh. Se usa... Se... Come sanno fare il suo lavoro... Siamo qui. Tranquillo, siamo qui, Felimonio, non scappiamo. Ti piace Sabion? Senti, sei innamorato? Mi sa che è maschio, eh. Non farti troppe illusioni, Felimonio. Mi dispiace darti questa brutta notizia, ma... È chiaramente ispirato a Kenny Guerriero e a Jojo, proprio palese. Quindi è normale che io faccia l'ora ora, no? Che sta a fare là? Certo! Sì, no? Scoppio infernale, tua sorella. No, ragazzi, però. Vabbè, però, io non è che sono. Vabbè. Tieni duro, ritengo duro se voi mi aiutate, però. Ecco. È animato? Vabbè, no. No. Non va bene, ragazzi. È forte. Sì, aiutatemi! Sto premendo B come un dannato! Non mi aiutano! Possiamo stare più tutti... Oh, grazie! Alla buon'ora, mannaggia a voi! A chi... Mannaggia! Oh, sta miseria! Dai che sta andando giù, dai che sta andando! Dai che dai! Ora! Ragazzi, è andato! Dai, ci siamo! Sì! Si può fare! Sei andato! È andato! Oh yeah, baby! Così mi piace! Oh, aiuto! Scappa! Quello è rimasto lì come un fesso. Però non si è fatto nulla. Qualcosa non quadra, sergente quadro? Ottimo lavoro. Finalmente Felimonio è stato sconfitto. Devo ringraziarvi tutti per l'aiuto. Ottimo lavoro! Sconfiggere Felimonio. Avete fatto passi da gigante, truppa. Ora tornate alla base a testa alta. Velenotto più che altro combatte Felimonio perché gli ha distrutto il villaggio. Lui era solo un bambino quando è successo, era un ragazzo. Quindi ce l'ha davvero a morte con Felimonio.
è morto con un sentimento oscuro che cresceva in lui, e ciò lo ha fatto diventare uno yokai. Uno yokai che combatte il male. Non è poetico? No, non è. Ok, la prossima missione sarebbe ferme teppisti a San Fantastico. No, non la facciamo oggi, la facciamo nel prossimo episodio, insieme a quello di Charra Terrore, perché comunque sia, sta lì vicino, si vede. Bene Cuccio, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo come sempre in descrizione che ci sono i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!